Ciao ragazze e ragazzi, c'è posta per te. Questa è la storia di Maria Grazia, che è stata abbandonata alla nascita e adottata. Si rivolge a Maria perché cerca la sua vera mamma. Maria Grazia ha 54 anni e spera di ritrovare la sua mamma naturale, la donna che l'ha messa al mondo e poi abbandonata. Maria Grazia è cresciuta con una mamma e un papà che credeva essere i suoi genitori. Ma la verità viene a galla quando una compagnetta di scuola le rivela che non sono i suoi veri genitori. Lei tiene questo segreto per ben 2 anni, ma poi riesce a trovare il coraggio e ne parla ai suoi genitori, che le spiegano che l'hanno adottata e che è stata abbandonata alla nascita. Quando la sua mamma adottiva muore, lei decide di cercare la sua vera mamma, nonostante il marito e i figli non l'abbiano incoraggiata. Ed ecco che Maria De Filippi trova Antonia, la donna che l'ha messa al mondo. La donna si presenta in studio con altri suoi figli, nonché fratelli e sorelle di Maria Grazia. La donna parla che Maria Grazia è l'ottava figlia, che ha abbandonato perché all'epoca la famiglia era in difficoltà economiche e per garantirle un futuro migliore. Ma Antonia ci spiazza tutti, e soprattutto Maria Grazia, quando Maria le chiede cosa pensa e che prova nel vedere per la prima volta la figlia. Non sento niente per lei, perché ormai sono passati tanti ma tanti anni, dice Antonia. La stessa Maria rimane spiazzata da questa affermazione. È precisa che le sue parole, sentirle da una madre verso una figlia, sono parole che fanno impressione. Uno dei figli cerca di giustificare la madre, dicendo che Antonia può aver detto quelle parole, ma che dentro di sé non è come vuol far credere fuori. È una sua difesa, visto le difficoltà che ha passato. Antonia, subito dopo, chiede consiglio ai suoi figli se aprire la busta o meno. Ovviamente i figli sono favorevoli a incontrare la sorella, anzi sono pure in lacrime commossi. La busta si apre e Maria Grazia finalmente vede la sua vera mamma. E se prima Antonia era fredda e pietrificata di fronte alla figlia, adesso è in lacrime e l'abbraccia commossa. Ecco che Maria Grazia ritrova la sua famiglia naturale, la mamma Antonia e i suoi 7 fratelli, che emozionano e in lacrime l'abbracciano. Devo dirvi la verità, anch'io mi sono emozionata e commossa nel vedere mamma e figlia che si sono ritrovate. Commentate pure se questa storia vi è piaciuta. Io adesso vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!